Zipnews.it, il primo quotidiano online del Piemonte. Zipnews.it, tutti i giorni le notizie dalla regione nel modo più veloce. Se succede in Piemonte, è subito su Zipnews.it. Allora, detto da Herman Holme, la cucina è la più grande delle arti, perché comprende la scienza. E io sono quello delle citazioni. Gustav Mahler dice: l'improvvisazione presuppone la conoscenza della materia. Il mio motto in cucina è sempre nella mia vita umiltà e curiosità. E bisogna essere curiosi, solamente con la curiosità si va avanti e si scoprono tante cose. Io ho abituato i miei cuochi che quando non sanno una cosa, non devono fare le cose senza sapere il perché, esiste un perché. E non si può dire devi fare così. E uno mi domanda un giorno perché, e ha ragione, bisogna spiegare il perché. Passione, passione, passione. Per quale artista? Per tutti, purché siano artisti. Questa cosa, io sono molto amico di Mario Preve, che è proprietario della Risogallo, e siccome lui imperversa con questa pubblicazione dove tutti i cuochi si danno da fare per fare delle cose col riso, e secondo me finiscono con rovinare tutto, perché poi quando le cose sono complicate non c'è più quel senso della verità che cerco io. E allora un giorno sono stati anche da me, l'ha detto, è venuto da me per vedere se potevo fare un piatto, e a me è venuta un'idea così fulminante al momento, ho fatto cuocere dei granelli di riso, poi ho preso un piatto nero liscio, leggermente bombato, ho messo un chicco di riso in mezzo e l'ho fotografato. E l'ho fotografato, poi ne ho fatto una serie di 10, il numero 1 l'ho mandato lui come regalo. E al Marchesino, alla Scala Milano, entrando alla cassa del bar, c'è questo quadro, dove c'è questo chicco di riso in mezzo. Ma adesso non è finita lì, perché sto facendomi fare un distintivo, come vedete io porto il mio distintivo di riso e oro, avrò in esclusiva con Mario Preve, faccio fare un distintivo, praticamente sarà una cosa nera leggermente appena appena bombata per non fare proprio piatto, con un chicco di riso naturalmente finto al centro, e sarà il mio nuovo distintivo, il suo. Chissà che non possa dedicare un piatto al Piemonte, che sarà la volta buona.